Dovranno affrontare tre di prosegue il percorso del cremonese Daniele Compiani nella gara di Bake Off Italia, il talent di Real Time condotto da Benedetta Parodi. Nella puntata di venerdì sera ai concorrenti rimasti in gara è stato chiesto di rivisitare un dolce tipico delle rispettive zone di provenienza. E così, tra una seada e una pastiera, ecco qual è stata l'idea di Compiani. I sapori della mia Cremona sono principalmente il torrone. Però il torrone no, il torrone è tragica a fare il torrone. Daniele propone una pattona rivisitata, un dolce con farina di castagne con all'interno mandorle e cioccolato, tutto accompagnato da panna e mascarpone. Daniele decide così di rinunciare al torrone e di preparare la patuna. I risultati, tuttavia, non sono stati quelli sperati. Non ho sentito nessun sapore, Daniele. Il castagnaccio non sa di niente, non ha assolutamente sapore. Diciamo che uno non se lo ricorda, ecco. Chi non lascia il segno qua rischia di andare a casa. Poco male, fortunatamente nella puntata c'è chi ha fatto peggio di lui. Il suo percorso a Bake Off continua e intanto la finale si avvicina.